Se improvvisamente un amico che conoscete da tutta la vita, al quale siete particolarmente legati, decidesse di interrompere ogni tipo di rapporto con voi, non volendo più nemmeno rivolgervi parola, quale sarebbe la vostra reazione? Questa è la domanda dalla quale parte The Banshees of Inisherin, titolo adattato in italiano con Gli spiriti dell'isola. Anno 1923, in una tranquilla isola immaginaria delle coste irlandesi chiamate Inisherin, dove la vita scorre lenta e monotona, senza che neanche la guerra civile, della quale possiamo solo vedere degli scoppi in lontananza, arrivi a scalfire nella quiete, un violinista del posto chiamato Colm decide di interrompere bruscamente i rapporti con l'amico Patrick, liquidandolo semplicemente con un non mi vai più a genio. Il regista Martin McDonagh, consacratosi 6 anni fa con lo straordinario Tre manifesti a Ebbing, Missouri, parte da questo semplice pretesto per mettere in scena, attraverso i due personaggi protagonisti interpretati da Colin Farrell e Brendan Gleeson, concetti profondi ed esistenzialistici, mostrandoci l'assurdità dei conflitti, il modo in cui le relazioni umane possono influenzare e cambiare una persona, e come la monotonia porti alla distruzione dell'individuo, il tutto immerso in un'atmosfera folcloristica estremamente suggestiva. Una molteplicità di pensieri che però non sempre vengono espressi al meglio, arrivando a confondere lo spettatore su quale potesse essere il reale messaggio dell'opera. Per analizzare la nuova pellicola di McDonagh, penso sia doveroso partire dal titolo originale, che abbiamo detto essere The Banshees of Inisherin. Inisherin è l'isola immaginaria nella quale è ambientata la storia, mentre la Banshee è una creatura leggendaria dei miti irlandesi e scozzesi, uno spirito femminile che non si mostra mai agli uomini, ad eccezione di coloro prossimi alla morte e il cui pianto, quando udito, anticipa la perdita di un membro in famiglia. Questa figura è chiaramente presente all'interno del film, anche se non in forma di creatura fantastica. Uno specifico personaggio è stato incaricato di ricoprirne il ruolo, e tale elemento è fondamentale soprattutto per capire lo spirito della pellicola. Ci troviamo davanti ad una vera e propria fiaba del folklore irlandese, nella quale vediamo immersi fin da subito grazie alle musiche e alle ambientazioni, predistese di colline verdi e desolate, scogliere rocciose a strapiombo sul mare dalla bellezza mozzafiato, che il regista riesce a rappresentare senza farne una cartolina. La terra irlandese appare particolarmente fredda e inospitale. Lo splendido territorio diventa uno strumento narrativo, se vogliamo potremmo definirlo il terzo protagonista dell'opera, perfetto simbolo della noia e dell'insoddisfazione di chi abita quei luoghi. Inisherin si presenta come un'isola sospesa nel tempo. Sembra che nulla possa interrompere l'immobilità del posto, nemmeno la guerra civile, che appare come lontanissima nonostante sia possibile vederne gli scoppi all'orizzonte. Ma è solo apparenza, perché durante il film osserviamo come quella piccola realtà venga anch'essa sconvolta da una battaglia, quella tra Patrick e Colm. La rottura del rapporto da parte di quest'ultimo con l'amico di una vita sancirà l'inizio di una specie di scontro tra i due, che verrà coinvolti anche gli abitanti di questo microcosmo estremamente realistico, grazie proprio alla caratterizzazione semplice ma efficace dei personaggi di contorno. La lettura più immediata del film è proprio il paragone tra il conflitto tra Patrick e Colm e la guerra civile irlandese, o la guerra in generale, se vogliamo estendere la visione oltre i confini preposti dal film. Attraverso questi due personaggi e il loro litigio bambinesco, come viene definito all'interno della pellicola stessa, il regista ci mostra l'assurdità del conflitto, l'incapacità delle persone di immedesimarsi e comprendere il punto di vista dell'altro, proseguendo insistentemente su una strada distruttiva, andando contro qualunque tipo di logica. Ottima a tal proposito la regia, che non prende mai le parti di una delle due fazioni, ma si limita a portare su schermo l'assurdità di ciò che sta accadendo, mantenendo un certo distacco. Sebbene questo parallelismo tra le due guerre presenti nella pellicola, quella civile irlandese e quella tra Patrick e Colm, venga esplicitato in più di un'occasione, questa è la chiave di lettura che meno mi convince. Vedendo il film sembra che gli attacchi, se così vogliamo chiamarli, arrivino da una parte sola, mentre l'altra prova semplicemente a rispondere per scoraggiare il nemico. Il conflitto pare quasi essere unilaterale, è sempre la stessa fazione ad agire e l'altra risponde di conseguenza cercando di fermarla. Se Patrick smettesse di ricercare insistentemente Colm, il film non esisterebbe. Certo, è stato proprio quest'ultimo a dare il via a tutto, ma dopo diversi tentativi e aver ricevuto un ultimatum assurdo e tragico allo stesso tempo, l'altro potrebbe anche rassegnarsi e tutto si fermerebbe. Invece niente, Patrick continua su quella strada fino alla fine della pellicola, e probabilmente anche oltre. Personalmente ho trovato molto più interessanti altri due modi di interpretare il film.
film che vanno ad analizzare intimamente come le relazioni umane e il mondo circostante si riflettano sull'individuo. Ecco quindi che vediamo Patrick, una persona fondamentalmente gentile, cosa di cui lui stesso fa vanto, universalmente riconosciuto nel suo piccolo villaggio come un pezzo di pane, che a seguito dell'allontanamento di Colm comincia a perdere progressivamente la sua innocenza, fino a toccare sorprendenti vette di crudeltà e cattiveria, rivelandosi per ciò che probabilmente è sempre stato. Anche Colm attraversa una fase di cambiamento, cominciata addirittura prima dell'inizio della pellicola. A far scattare la miccia del film sono proprio le immediate conseguenze di questa sua trasformazione, ma a differenza dell'amico, lui non viene influenzato dalle relazioni personali, bensì dal rapporto con l'ambiente in cui vive. L'isola di Nisherin è una terra estremamente fredda, inospitale, vuota, che riduce le giornate dei suoi occupanti ad una routine deprimente e priva di scopo. Sembra quasi risucchiare la vitalità di chi la abita. Con l'avanzare dell'età, per Colm tutto questo diventa insopportabile. Sente che il tempo gli sta scivolando tra le dita e non vuole che la sua esistenza alla fine risulti inutile. Cerca infatti di lasciare un segno attraverso la musica. Decide di allontanare l'amico proprio perché Patrick è il perfetto emblema del tipo di vita che lui non riesce più a tollerare. Patrick non scambierebbe per nulla al mondo la sua routine, ama l'isola e i suoi animali, adora le chiacchiere inutili che occupano la totalità della sua giornata, è la summa della pochezza e della mediocrità che offre i Nisherin. Per questo Colm decide di allontanarlo, non per investire il suo tempo in modo migliore. Come vedremo nel corso del film, lui continuerà lo stesso in determinati momenti a gingillarsi e trascorrere parte della giornata con individui tutt'altro che stimolanti, perché per quanto gli costi ammetterlo, anche lui è un noioso uomo dell'isola che non ha nulla da offrire più degli altri, e Patrick questo glielo ricorda in continuazione. Allontanando lui, è come se Colm cercasse di liberarsi di quella sua parte, ma non può farlo. Per questo l'amico gli resta così ossessivamente attaccato e non lo lascia in pace. A tal proposito è simbolica la conseguenza più estrema dell'insistenza di Patrick, ma per parlare di questo sarò costretto a fare spoiler. Prima di entrare nello specifico con la recensione, vorrei comunque sottolineare che nonostante gli argomenti trattati, la pellicola risulta estremamente divertente, con un bel umorismo di fondo, quasi una novella pirandelliana che suscita risate all'apparenza, ma dietro nasconde significati più tragici e complessi. Adesso parlerò nel dettaglio di alcune parti del film, quindi per chiunque non lo avesse ancora visto, sconsiglio di proseguire con la visione del video. Vi suggerisco di recuperarlo perché, seppur con qualche difetto, gli spiriti dell'isola resta una visione decisamente stimolante. Per chi invece vuole sapere la mia opinione più nello specifico, gli spoiler cominciano tra 3, 2, 1. Come dicevo, il terribile ultimatum che Colm dà a Patrick, nel caso lui continui ad infastidirlo, cosa che ovviamente quello non smetterà di fare, è estremamente simbolico. Amputandosi le dita è come se Colm cercasse fisicamente di eliminare quella parte di se stesso rappresentata da Patrick, e il fatto che in seguito a ciò non sarà più in grado di suonare è emblematico di come il tipo di vita dell'isola prosciughi i suoi abitanti. La routine priva di significato toglie alle persone ciò che li rende felici, rendendoli quasi degli automi, annientandoli come individui. Nel corso del film, entrambi i personaggi perdono ciò a cui tenevano di più. Alla fine Colm non è più in grado di suonare e Patrick non ha più la sua asina. Sebbene queste possano semplicemente essere viste come le conseguenze del loro assurdo conflitto, a me piace anche interpretarle come la metafora dell'infelicità che presto o tardi colpirà ogni abitante di Nisherin. Colm perde le dita perché non riesce a staccarsi da quel tipo di vita, e Patrick perde l'asina perché quel tipo di vita lo incarna. C'è un personaggio nella pellicola che questo lo sa bene, mi riferisco a Siobhan, la sorella di Patrick. Infatti alla fine lei fuggirà dai Nisherin, trovando lavoro sulla terraferma. Siobhan questo riesce a farlo a differenza di Colm perché lei è davvero diversa dagli abitanti dell'isola, lo dimostra, mentre l'altro si limita ad affermarlo con spocchia e arroganza. Lasciando da parte tutti i possibili significati del film, vorrei adesso concentrarmi brevemente sulla parte più folcloristica dell'opera. A tal proposito il personaggio che ricopre il ruolo più grande è sicuramente la signora McCormick. La vecchietta dell'isola appare un po' come la Banshee di Nisherin, infatti sul finale è proprio lei che guida il poliziotto al corpo del figlio in riva al fiume, ed è molto interessante notare come sia Patrick che la sorella cerchino in ogni modo di evitarla, nascondendosi in casa o fuggendo dietro le rocce quando la incontrano per strada, quasi cercassero di scappare dalla morte stessa. Anche Colm, però, attraverso la sua musica, è come se assumesse il ruolo di Banshee, predicendo una morte.
È proprio quando lui conclude la sua canzone che Dominic si suicida, ma è interessante notare come il film ci suggerisca che quella non sarà l'unica scomparsa della vicenda. Durante una conversazione che Colm ha a casa sua con Patrick, afferma come secondo lui le basci non gridino più per predire la morte, ma restino sedute divertite ad osservare. In una delle inquadrature finali della pellicola, dopo un dialogo che i due protagonisti hanno avuto sulla riva della spiaggia, durante il quale viene esplicitamente fatto intendere come il conflitto non sia ancora terminato, ma ricomincerà a breve, vediamo una figura seduta, vestita di nero, che assiste da lontano alla scena. Questa guerra tra Colm e Patrick si concluderà con la morte di uno dei due. Potrebbe essere proprio quest'ultimo ad avere la peggio, visto che mentre salutava dalla scogliera la sorella che si allontanava sulla nave, abbiamo visto una figura vestita di nero apparirgli alle spalle, con Siobhan che la guardava preoccupata. Queste sono tutte suggestioni, input che il film lascia qui e là per far capire allo spettatore come gli spiriti dell'isola abbia avuto inizio prima della pellicola e continuerà anche dopo i titoli di coda. Una storia sospesa, esattamente come in Nisherin. Allo spettatore viene concesso di assistere solo ad una parte della vicenda, ma è quanto basta per fornire diversi spunti di riflessione e un'esperienza in sala che difficilmente lascerà indifferenti. Sono molto curioso di sapere la vostra opinione sul film. Ditemi come avete interpretato i vari elementi della pellicola e cerchiamo di aprire un bel confronto, contrassegnando sempre con la dicitura spoiler nel caso ne facciate nel commento.